I nostri italiani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con i nostri italiani nel mondo qui a Radio Alfa. Un saluto e bentrovati da Pino D'Elia. Quest'oggi la nostra tappa è in Brasile. Siamo a Fortaleza, una delle città più grandi del Brasile. Se non sbaglio, la quarta come capitale di uno stato, con oltre 3 milioni e mezzo di abitanti, dove incontriamo e ci colleghiamo con un salernitano, Bruno Miccoli, che saluto immediatamente. Bruno, mi senti? Ti sento, Pino. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ben trovato, mi fa molto piacere averti in questo programma qui a Radio Alfa. Sei un nostro nuovo amico, diciamo così, quindi ti dobbiamo presentare agli amici all'ascolto di Radio Alfa. Dico innanzitutto che sei originario di Pertosa, in provincia di Salerno, direttore tecnico di una società immobiliare, libero professionista anche come tecnico e consulente immobiliare. In passato hai anche insegnato informatica, insomma avevi anche un'attività tua, poi tutto è cambiato dopo un viaggio che hai fatto a Fortaleza. Raccontaci com'è avvenuto questo cambiamento, questa decisione di in qualche modo rimanere in Brasile. Nella realtà poi la decisione non è nata subito dopo un viaggio, perché il mio primo viaggio a Fortaleza in Brasile risale al 2002, dove feci un primo piccolo investimento immobiliare, un appartamento all'epoca. E poi il trasferimento definitivo è avvenuto 5 anni dopo, nel 2007. Ci sono passati alcuni anni in cui mi sono diviso tra l'attività là in Brasile, che per 4-5 anni non è stata un'attività formale, si compravano degli immobili, si rivendevano, ma sempre con appoggio con imprese e professionisti locali. Poi nel 2007 si è fondata la società immobiliare vera e propria, che io ho mantenuto l'amministrazione fino a questo anno, sì, praticamente, e poi sono passato a direttore tecnico da pochi mesi. Ecco, Fortaleza, per chi non la conoscesse, si trova nel nord-est del Brasile, una destinazione turistica molto conosciuta, ci sono anche molti italiani. Ecco, oltre a quelli che vengono per turismo, ci vuoi descrivere un po' la comunità italiana, magari salernitana, campana, che si trova in questa città? Fortaleza ha una discreta comunità italiana, sicuramente non più numerosa di quella di altre città del Brasile o del Sud America in generale. Tanti italiani in realtà poi sono a San Paolo, molti più di Fortaleza anche a Florianopolis, Belo Horizonte, dove c'è un indotto della Fiat, uno stabilimento della Fiat, sì, abbastanza grande, abbastanza importante. Fortaleza ha molti, comunque una buona comunità di italiani, che mi risulti quelli proprio regolarmente residenti sono più di 1 migliaio, ma poi te ne sono molti anche che magari non si trasferiscono formalmente la residenza. È una comunità italiana sicuramente di un'immigrazione più recente, sì, perché Fortaleza ha avuto uno sviluppo più recente rispetto all'immigrazione italiana più antica, quella di San Paolo ad esempio. È una comunità, diciamo, di giovani, bene o male sono quasi tutti sulla mia età, 35-40 anni, quella è la media, e quasi tutti arrivati là con un piccolo capitale, con una professione, quasi tutti imprenditori. Conosco poche persone in realtà poi dipendenti, quindi questa è una caratteristica che io ho notato di Fortaleza. Bruno, in questo momento, diciamo, tu consiglieresti di venire a Fortaleza per chi appunto ha un capitale da investire, soprattutto nel settore immobiliare, comunque nel settore del turismo, visto che è una città vocata proprio in questo settore? È una città che offre ancora molte opportunità, ma adesso ha avuto un'enorme valorizzazione. Ad esempio gli immobili, se parliamo del mio settore, adesso ormai sono a costi europei, italiani. Non vi è più quel vantaggio, ad esempio, di comprare immobili con 20-30 mila euro e vedere una valorizzazione abbastanza notevole nel corso di poco tempo. Vi sono stati sinceramente 5-6 anni in cui gli immobili si sono valorizzati tantissimo. Io ricordo di case, ad esempio, di immobili comprati nel 2003-2004 e venduti nel 2008-2009 al valore
praticamente raddoppiato. Sì. Quindi vi sono stati 4-5 anni in cui il settore immobiliare, sinceramente, ha dato grandi, grandi, grandi opportunità. Si poteva arrivare con un piccolo capitale e raddoppiarlo in pochi anni. Ma è stato un tempo abbastanza limitato. Già adesso parliamo di valorizzazioni più o meno normali, se consideriamo che in Brasile l'inflazione viaggia al 6-7% mediamente, e parliamo di immobili ben più cari, quindi è finito un momento molto vantaggioso per il settore immobiliare. Comunque, ma ancora vi sono buone opportunità. Sì, a parte questo, insomma, poi la consigliamo, e tu lo potrai fare meglio di me, per passare una vacanza, visto che poi c'è anche un aeroporto internazionale proprio a Fortaleza. Fortaleza è una capitale di Stato, vi è un aeroporto internazionale servito dalle maggiori compagnie, da quella di bandiera italiana, dall'Italia fa il volo diretto da Roma a Milano, così come la TAP portoghese. È una città che innanzitutto è il clima uguale tutto l'anno. Il clima di Fortaleza è come adesso in Italia e dura tutto l'anno, sì. Quindi uno può scegliere il periodo che più gli piace. Io consiglio i periodi fuori stagione, che si sta meglio, si spende meno e si vive meglio la città rispetto ai periodi di punta, che è sovraffollata. È una bella città per turismo e poi un punto centrale rispetto poi al litorale. Se uno preferisce un luogo più tranquillo, basta spostarsi pochi chilometri dalla capitale e si vedono quei tipici villaggi di pescatori, sì. Le spiagge semideserte. È un bel luogo di vacanza a costi ancora abbastanza accessibili, sia il volo, la permanenza che i divertimenti. Benissimo, intanto abbiamo un po' sognato questa località in base alle tue descrizioni. Bruno, grazie, dobbiamo fermarci qui, ma noi ci rincontreremo in una prossima puntata dei nostri italiani nel mondo qui a Radio Alfa. Bruno Micoli, direttore tecnico di una società immobiliare, lo ricordo, originario della provincia di Salerno di Pertosa. A presto, Bruno. A presto, ti ringrazio, Pino. Ciao, buone cose, ciao. E a voi all'ascolto di Radio Alfa, ricordo il prossimo appuntamento alla stessa ora tra una settimana. A risentirci.